Questo è il mezzo che abbiamo scelto per la nostra gita. È molto comodo, rapido e rilassante. La nostra meta? Verso occidente, più esattamente la provincia di Trapani, zona che ci consente di visitare luoghi molto interessanti. Eccoci sul territorio di Paceco, lungo la costa che collega Trapani a Mazara. Uno spettacolo affascinante. Il sale raccolto in cumuli dalle forme geometriche e sullo sfondo gli splendidi mulini a vento, testimoni di antiche culture. Qui troviamo Nubia, che a ridosso della torre omonima osserva con imponenza il curioso museo del sale di origini cinquecentesche. L'interno è arredato con i vecchi strumenti del salinaro per assaporare il fascino del lavoro di un tempo. Per macinare il sale e per convogliare l'acqua, un complesso sistema di ruote dentate consentiva di orientare la cupola e le pale sfruttando l'energia eolica. Alle 6 pale di forma trapezoidale venivano applicate le vele in tessuto che si muovevano al vento. All'esterno cumuli di sale col cappello di tegole fanno da sentinelle agli altri mulini, che stanchi dopo tanto lavoro, giacciono solenni nella laguna d'argento. La musica in sottofondo crea la giusta atmosfera per datare l'ambiente in cui ci troviamo. Le vasche delle saline di Marsala risalenti al tempo dei Fenici, che accortisi delle favorevoli condizioni climatiche, crearono l'impianto per ricavare il sale, poi esportato in tutto il bacino del Mediterraneo. Ovunque cumuli di sale, anche lungo gli argini dello Stagnone, creando così un'atmosfera suggestiva, quasi irreale.